chi troppo vuole nulla stringe. Proverbio molto interessante che non sempre è vero. Da un punto di vista, diciamo, molto generalista della frase, troppo vuol dire che è troppo per le nostre possibilità. Quindi è vero, se noi vogliamo fare 30 cose al minuto non ce la facciamo, ovviamente. Però attenzione a non cadere nell'opposto, perché chi troppo vuole nulla stringe poi ci porta a dire meglio fare pochissime cose e farle bene. Io sono da un punto di vista di mezzo, anche perché la società moderna non è come il Medioevo, si corre, bisogna fare sempre tante cose, il tempo libero è poco, e quindi perché andare lenti nel fare qualsiasi cosa? Cerchiamo di velocizzare, intanto l'operazione obbligatoria, velocizzare ma farle bene, quindi trovare quel punto d'incontro, perché ad esempio se noi dobbiamo pulire in terra, non è che se ci mettiamo un'ora in più lo puliamo più a fondo il pavimento, perché se andiamo veloci ma strofiniamo bene, puliamo, quindi neanche troppo veloci perché potremmo saltare delle parti, magari dobbiamo ricontrollare, però c'è modo e modo di fare le cose, bisogna trovare una via di mezzo, facendo così si risparmia molto tempo e si fanno più cose. Se invece ci si concentra solo su una cosa e basta, si fa bene quella magari ma non facciamo un sacco di altre cose che sarebbero utili o e potremmo comunque fare. Da un punto di vista lavorativo poi io ci ho beccato delle musate, come dico sempre io, perché io ero sempre quello che quando studiava o quando si preparava per i colloqui di lavoro diceva: io so fare questa cosa e basta, questa non la so fare, ma questa la so fare molto bene, mi sono preparato a lungo. E mi sono sempre sentito dire: sì, mi fa piacere, è bene, però io ho bisogno che tu sappia fare anche questo, 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 perché non lo sai fare? Io, perché nel frattempo ho studiato solo questo, tu dovevi studiare questo, 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 questo. Passa tempo, l'età passa, l'età va avanti, sei troppo vecchio per fare questa cosa, dovevi studiare prima questa cosa. Quindi chi troppo vuole nulla stringe, dipende, qua bisogna per forza dover fare questo, questo e questo e questo, entro un tot tempo di età, purtroppo è così. Quindi è vero che sarebbe giusto dover saper fare bene una cosa e basta, quindi in modo che ognuno possa fare perfettamente quella cosa e non sbagliare mai, però invece adesso noi dobbiamo fare bene tante cose, e non solo lavorativamente, anche a casa, da chiunque, ci sono tante abilità richieste, dobbiamo, non so, saper guidare bene la macchina, dobbiamo sapere le regole, dobbiamo sapere tutte le cose fiscali, dobbiamo sapere come fare bene il nostro lavoro, dobbiamo sapere le conoscenze che ci servono per il nostro lavoro, dobbiamo imparare ad amarci, dobbiamo imparare ad amare gli altri, dobbiamo imparare a convivere con gli altri, dobbiamo imparare qua, dobbiamo imparare là, e poi ci sono sempre gli aggiornamenti, le cose nuove da sapere, ci sono già tante cose da sapere. Se noi andiamo lenti e ci concentriamo su una sola cosa, rimaniamo indietro e poi dobbiamo correre obbligatoriamente, quindi purtroppo dobbiamo trovare una via di mezzo. Quindi è vero, chi troppo troppo vuole nulla stringe, ma chi troppo poco vuole nulla stringe lo stesso, quindi bisogna cercare di ottimizzare i tempi, cercare di programmarsi le cose, perché comunque l'impulsività è sempre negativa, dobbiamo fare questa cosa, quest'altra, dobbiamo studiare qualcosa, prendiamoci un attimo e cerchiamo di ottimizzare il tempo, prendiamoci tutto il tempo che ci serve per programmare quello che verrà dopo, perché la strategia è molto importante, bisogna pensare e poi agire, non bisogna mai agire senza pensare e non bisogna neanche mai pensare senza agire, ci vogliono tutte e due, quindi prima si pensa, come bisogna organizzarsi, devo fare un piano, questo, questo e questo, va bene, poi lo facciamo con questa organizzazione, so che posso arrivare a questo obiettivo con questo tot di tempo, quindi un'ora sarebbe troppo poco, un'ora sarebbe troppo veloce, 2 ore sarebbero troppo poco, facciamo 1 ora e mezzo. Bene, perfetto. Quindi dobbiamo impostare una strategia, poi dobbiamo seguirla. Dobbiamo cercare di ottimizzare il tempo, non deve essere né troppo poco, non deve essere né troppo, non dobbiamo distrarci magari, quindi non dobbiamo perdere troppo tempo e non dobbiamo neanche affrettarci, perché poi le cose vengono male, ci stanchiamo di più e ci stressiamo di più. Una via di mezzo, insomma. Tante volte poi velocizzare una cosa ci consente di avere più tempo libero, quindi da quel punto di vista è meglio. Quante persone fanno le cose velocemente e dicono: perché almeno così dopo ho finito e posso stare tranquillo. Bene, meglio, perché quella persona se ci mette il triplo del tempo poi magari è tempo di andare a letto, quindi niente, cosa ci ha guadagnato? Niente. Io la penso così, quindi non so voi, è una mia teoria, secondo me bisogna sempre trovare la via di mezzo e bisogna evitare di essere troppo lenti, perché se siamo troppo lenti si perde troppo tempo e non è detto che noi facciamo perfettamente quella cosa. Un saluto a tutti.